e siamo molto felici di avere il vicepresidente del Consiglio nazionale, che è Luca Marchesi alla mia sinistra, che è il direttore generale di ARPA Friuli Venezia Giulia, e passo a lui la parola per il saluto dei vertici del sistema per la giornata. Grazie Alfredo, grazie, buongiorno a tutti. Sì, io ho l'onore di essere il vicepresidente del Consiglio, che è l'organismo di autogoverno del neonato Sistema Nazionale di Protezione Ambientale. Il titolo della nostra giornata è appunto il Sistema Nazionale dei Controlli, confronto con le imprese. La prima cosa che mi piace dire e sottolineare è che qui siamo in un percorso di avvicinamento alla conferenza, alla prima conferenza nazionale del sistema che faremo nei primi mesi del 2019. Ed è il primo momento organizzato, pubblico, strutturato, in cui presentiamo al Paese quello che è un servizio nazionale, organizzato peraltro con una forma dal punto di vista istituzionale innovativa, in quanto federa enti esistenti in una logica di sistema, e che è pensato per affiancarsi ai grandi servizi pubblici del Paese, dal sistema sanitario nazionale, con la protezione civile e via di questo passo, con i quali ha naturalmente forti interconnessioni, forti momenti di confronto e di collaborazione necessaria. È il primo di tre eventi, il secondo lo faremo a Roma il 18 di ottobre in concomitanza con l'anniversario del Club di Kyoto, sarà dedicato ai temi di cambiamento climatico, lo sviluppo sostenibile. Il terzo invece lo faremo a Palermo e sarà dedicato invece al tema dell'informazione, dell'educazione ambientale, della comunicazione pubblica, che sono diciamo un po' le grandi missioni affidate dalla legge al nostro sistema. Questo primo evento è particolarmente importante anche come collocazione temporale e geografica all'interno di REMTEC, con la quale abbiamo una lunga consolidata collaborazione molto positiva, e abbiamo scelto come tema, no, l'avete letto, il confronto con le imprese. Questo nella convinzione che è nel confronto con le categorie produttive e con chi produce benessere e sviluppo in questo paese che si può realizzare da un lato quella che è la prima fondamentale missione affidata al sistema, cioè la protezione dell'ambiente, ma dall'altro anche costruire insieme percorsi di riorientamento dello stesso sviluppo economico del paese, con l'idea appunto che la chiave green possa cessare di essere come dire uno stilema, una formula di stile, ma possa essere veramente una chiave di reimpostazione, di rilettura dell'attività produttiva e quindi di costruzione del sistema economico italiano. In questo noi, questo che è una cosa in cui noi crediamo fortemente, ci sono forti e molteplici iniziative sul territorio, nel valore del sistema, che è un organismo appunto di rete, c'è la possibilità di escalare approcci locali su temi nazionali, quindi nei tavoli di lavoro del pomeriggio, che sono momenti, sono i quattro temi che avete visto in programma, no? Sulle bonifiche e sedimenti, sui rischi naturali e clima, sull'economia circolare e la gestione dei rifiuti e l'ultimo su industria, innovazione e mitigazione, avremo proprio così lo scopo, in maniera molto pratica, di avere confronto tra soggetti diversi, Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, stakeholder, altre istituzioni e in particolare le imprese, per individuare percorsi di crescita, di sviluppo, di confronto con l'obiettivo che dicevo prima. Questo diciamo che rappresenta un salto di qualità rispetto al passato, no? Aver istituito questi tavoli nell'ambito di REMTEC, che è una felice intuizione, direi, che dobbiamo anche molto al direttore Bratti, insomma, oltre che ad altri colleghi. A proposito, colgo l'occasione per salutare tutti i colleghi che sono in sala. Ecco, questo rappresenta proprio un salto di scala, perché significa provare a fare questo in maniera strutturata, periodica e a un livello nazionale. Grande obiettivo della legge 132 è proprio questo, no? Provare a portare armonia in un sistema che necessita di superare differenze e disomogeneità da entrambi i punti di vista che prima ho detto, cioè per garantire migliore tutela a tutti i cittadini dal punto di vista della protezione ambientale
dal nord al sud del paese, per garantire pari trattamento alle imprese che devono poter operare in contesto di chiarezza, di determinatezza e evitando fenomeni di dumping territoriale. Allora, io penso che davvero sarà una giornata molto interessante, non sottraggo altro tempo ai lavori e buona giornata.